Allora, buongiorno a tutti, ce l'abbiamo fatta a settare tutto. Io mi chiamo Lucia Vaira, non so se penso di conoscere comunque molti di voi, vabbè, ne qualcuno, e sto frequentando il dottorato in Ingegneria dell'Informazione all'Università del Salento, Ingegneria Informatica. Questo è il mio primo anno, anche se comunque sono un po' di anni che collaboro col gruppo di ricerca di base di dati, in particolare col professor Bochicchio, non so se lo conoscete. Qui c'è la mia mail, quindi visto che comunque vi ubriacherò di concetti, non so, magari a voi nuovi o comunque anche se noti un po' troppo specifici, mi potete scrivere per qualunque cosa, ovviamente vi rispondo appena posso. Quindi il titolo, diciamo, di questo piccolo modulo, piccolo ma intensivo, 8 ore intensive, è Architetture dei sistemi informativi basati sul web. La seconda parte sarà un po' più orientata ad esempi pratici, quindi per capire in che modo si possono distinguere, classificare queste architetture, che tipo di architetture che magari ogni giorno usiamo, però non sappiamo che sono definite come a 3 livelli, 3 tier, insomma, vedremo un po' di esempi direttamente pratici. E poi magari verso la fine, quindi per non appesantire tutto il lavoro, la lezione, cerchiamo di fare un esercizietto mettendo tipo i moduletti nel punto giusto, proprio perché la seconda parte sarà proprio progettazione dell'architettura, quindi capire quali sono i componenti principali di un'architettura, di un sistema informativo basato sul web tipica, quindi tipo firewall, web server, il client stesso, dove vanno messi, quindi come si mettono i vari pezzettini tra di loro. Ovviamente non andiamo a configurare in maniera tecnica appunto, i vari dispositivi, ma li posizioniamo almeno affinché ci sia un flusso logico. Insomma, poi facciamo un esempio, tipo nel momento in cui l'utente digita www. Non so se ho fatto l'esempio di eBay o Amazon, comunque un indirizzo web, quindi come a partire dall'URL si ottiene la pagina appunto che l'utente ha richiesto. Quindi tutto il procedimento che c'è dietro, anche se ci mette 2 nanosecondi, 1 nanosecondo a seconda della velocità della rete. Se vado veloce, bloccatemi, cercherò di andare piano. E allora, visto che appunto il corso è questo, strumenti GIS e Web GIS per la gestione strategica del territorio e l'obiettivo principalmente è quindi acquisire metodi, conoscenze applicative e potenzialità imprenditoriali delle tecnologie GIS e Web GIS per la gestione e condivisione di informazioni geografiche ai fini della pianificazione strategica del territorio, l'avrete letta 100 volte, ci concentriamo quindi sulle parole chiave, insomma, dell'obiettivo quindi del corso, che sono tecnologie GIS e Web GIS, che ovviamente vedrete, avrete anche già visto comunque con altri docenti, che sarà appunto argomento più specifico, anche perché io non me ne occupo in maniera poco specifica, ma più che altro appunto è la gestione, la condivisione dell'informazione, che in questo caso, quindi strettamente specifico, è quella geografica. Però oggi invece la tratteremo appunto dal punto di vista un pochino più di alto livello, proprio di informazione in generale. Quindi come ad esempio da un insieme di dati, ad esempio presenti in un database, quindi dati grezzi, è possibile appunto risalire delle informazioni che sono magari correlate tra loro, messe in relazione, vedremo come. Qui ovviamente l'obiettivo è la pianificazione strategica del territorio, l'obiettivo invece magari tipico di un'architettura, di un sistema informativo, ovviamente dipende dal contesto, quindi può essere un sistema informativo medico, quindi della pubblica amministrazione in generale, oppure di un'azienda. Non si può pensare a un'azienda senza che ci sia un sistema informativo alla base, anche per partire proprio dai primi rapporti proprio tra i clienti, la produzione di materiale, anche se cartaceo, comunque ha sempre bisogno di uno strumento tecnico informatico alla base. Quindi comunque andremo a vedere questi aspetti principali. Questo è più o meno il sommario, insomma, di quello che faremo, spero che riusciamo a fare tutto, penso di sì. Quindi vedremo innanzitutto il sistema informativo cos'è? Quindi le classiche definizioni ci toccano per capire soprattutto la distinzione col sistema informatico, perché spesso si fa questa confusione. Vedremo anche in che modo appunto le architetture informatiche si sono evolute, quindi a partire dal classico mainframe fino ad arrivare alle attuali architetture distribuite che troviamo oggigiorno. Vedremo anche come classificare sistemi informativi basati sul web, perché possono essere classificati in base a diversi punti di vista, li vedremo. E quindi poi c'è questa seconda parte appunto di cui avevo parlato prima, che invece va a descrivere, a presentare in generale i componenti hardware e software che vanno a costituire appunto l'architettura tipica di un sistema informativo basato sul web. Quindi come vi ho detto prima, web server, firewall, script engine, application server, tanti paroloni che davvero riusciremo finalmente a capire a che cosa servono, come utilizzarli e dove posizionarli soprattutto. E quindi inizieremo a progettare alcune architetture, quindi vedere tutte le varie possibili configurazioni architetturali per capire magari qual è la migliore. Ovviamente qual è la migliore non ha una risposta
uguale per tutti i casi, proprio perché dipende dal contesto, dipende dal budget, dipende dall'obiettivo, dipende, insomma, vedremo, da tanti fattori. Ovviamente poi, visto che questo è un corso di WebGIS, ho cercato di calare quindi il tutto, quindi dopo aver fatto magari la parte introduttiva, quindi vedere tutti i pezzettini, calarlo nel contesto WebGIS, quindi vedere come appunto questa struttura a tre livelli, ad esempio, dell'architettura web, come viene appunto calata nel contesto WebGIS, quindi chi è che fa la parte del client, chi è che fa la parte del server e come appunto viene gestita l'informazione, quindi qual è il flusso. Quindi un pochino ho cercato di seguire questa linea. Spero che non succeda questo tra 10 minuti, anche perché lunedì, non so se ieri siete andati al mare, se faceva tanto caldo, e soprattutto che non succeda questo è un po' più pericoloso. Vabbè, non c'è nessuno con la cravatta, quindi siamo abbastanza sicuri e tranquilli. Ok, quindi per capire ancora meglio quindi gli obiettivi, quindi alla fine spero che voi usciate di qui con queste appunto lezioni imparate, insomma, che sono appunto quelle di comprendere l'evoluzione delle architetture informatiche, quindi almeno i concetti principali, classificare i sistemi informativi, proprio perché vedremo che appunto ci sono diversi tipi, conoscere le principali almeno configurazioni architetturali e poi ovviamente per avere un linguaggio comune tra me e voi, quindi iniziamo appunto a vedere quali sono i concetti principali, i concetti chiave per poi appunto, insomma, finché io sia comprensibile come questa signora che parla sardo, che dice soltanto sì, ce la facciamo, ce la possiamo fare. Ok, quindi possiamo iniziare? Ci sono domande? Ho illustrato tutto, va bene? Ok, possiamo andare avanti. Quindi iniziamo a vedere la parte un pochino più teorica di definizioni, quindi sistema informativo e sistema informatico. Iniziamo quindi a sistema informativo. Come vi ho detto prima, appunto, è, come ho qui riportato la definizione classica di Wikipedia, che dice, considerando appunto un'azienda, il sistema informativo lo dobbiamo pensare proprio come un vero e proprio sistema nervoso dell'azienda stessa. Cioè è essenziale, deve esistere, cioè per forza. Le tecnologie informatiche infatti vanno ad offrire grandi potenzialità, come anche l'informatizzazione del sistema informativo aziendale, anche se sappiamo tutti che in tanti settori, soprattutto quello della pubblica amministrazione, la digitalizzazione sembra ancora molto lontana, nonostante ci siano le tecnologie informatiche a supporto. Comunque queste tecnologie appunto consentono alle aziende in generale quindi di controllare, gestire, pianificare tutte le attività, quindi a partire dalla gestione del personale sino appunto ad arrivare alla gestione degli apparati tecnologici, consentendo di elaborare quindi in maniera veloce una maggiore quantità di dati, ovviamente rispetto a quanto è possibile in passato, che c'era magari soltanto il signore dietro la scrivania, quindi che con la macchina da scrivere oppure direttamente con la carta, quindi gestiva tutto. Quindi possiamo dire che il sistema informativo è costituito in particolare dall'insieme delle informazioni che vengono utilizzate, prodotte e anche trasformate da un'azienda, proprio perché appunto magari si parte da dati, si ottiene un'informazione particolare che, considerando un'altra informazione, diventa un'altra informazione che è utile ai fini dell'azienda, durante ovviamente l'esecuzione dei processi aziendali principali. È costituito anche dal fatto delle modalità in cui esse sono gestite, quindi le modalità di interazione tra le informazioni e poi, come avevo già detto prima, dalle risorse sia umane sia tecnologiche che appunto sono coinvolte in tutti questi processi aziendali. Quindi comunque dobbiamo pensare appunto al sistema informativo come, ok, sì, il sistema nervoso dell'azienda, però è appunto ingloba tutto, quindi c'è tutta la parte di, appunto, che è utile per l'esecuzione dei processi aziendali. Non va confusa invece, come vi dicevo, col sistema informatico, che invece va ad indicare quella piccola porzione di sistema informativo che invece utilizza appunto le tecnologie informatiche, di automazione. Quindi il sistema informativo ha tre componenti principali: l'informazione, che va a identificare comunque anche le attività che si bisogna svolgere per gestirle appunto queste informazioni, la tecnologia, quindi strumenti hardware e software per gestire dalle informazioni e svolgere queste attività e i processi in generale, e il contesto anche organizzativo. E quindi di nuovo risorse umane, tutte le persone che ci sono dietro, le modalità anche organizzative con cui queste persone, queste risorse devono gestire le attività, proprio per raggiungere gli obiettivi. Quindi se consideriamo, abbiamo detto che sono tre componenti principali, informazione, tecnologia e contesto. La tecnologia contiene strumenti tecnologici, quindi che contengono quindi sia hardware che software, e possiamo quindi pensare a questa piccola porzione di sistema informativo come appunto la parte tecnologica che consente appunto di acquisire, gestire e fornire quella che è l'informazione. Quindi
quello che bisogna fare davvero attenzione è proprio che, cioè, considerare l'informazione dal punto di vista appunto un po' più ampio, quindi non come dato grezzo, ma proprio l'informazione stessa che magari ti porta anche ad avere una decisione, quindi proprio per il supporto alle decisioni. Quindi quando invece la tecnologia entra a far parte dei sistemi informativi, parliamo di sistema informatico, qui si vede bruttissimo, comunque sarebbe sistema informativo, che era rosso, non so perché si vede bordeaux, e sistema informatico appunto è, pensatelo come inglobato all'interno del sistema informativo. E quindi le tecnologie ovviamente possono essere utilizzate per convivere, per integrarsi, per completarsi, infatti il classico sistema informativo è costituito da diversi moduletti che appunto interagiscono tra loro proprio per produrre appunto output, produrre risultati, considerando appunto le attività principali e i processi da gestire. Ok, il sistema informatico quindi abbiamo detto che è una piccola parte del sistema informativo ed è composto quindi da una parte hardware e software. Ovviamente perché c'è l'architettura hardware e quella software che devono essere tra loro indipendenti, quindi io su una macchina magari posso gestire tot programmi, un'altra magari che magari è più potente gli faccio gestire un programma appunto che ha bisogno di più performance per poter essere eseguito. E in generale deve soddisfare questi requisiti elencati qui, l'efficienza, la scalabilità, affidabilità, disponibilità e sicurezza. Semplici comunque a sentirsi e comunque anche a definirsi, se non sbaglio dopo ci sono, sì, tutte le, la parte di progettazione. Quindi ovviamente l'architettura di sistema, abbiamo visto che è la struttura tipica di un sistema informativo e la cosa importante che bisogna fare alla base è proprio progettare l'architettura, che magari può sembrare banale, però c'è bisogno di un insieme di teste che si mettono appunto insieme e cercano di analizzare appunto tutti i vincoli, tutti i requisiti, tutti i costi, perché ovviamente anche da quello si parte. Se si ha un budget massimo non si può esagerare, o anche se non si può neanche raggiungere quello uguale al massimo. Bisogna rientrare ovviamente, fare tipo i trade-off, no? Qualità-prezzo. La progettazione dell'architettura ovviamente si basa sulla scelta dell'hardware, quindi che tipo di hardware vogliamo considerare, l'infrastruttura di rete, perché ovviamente anche quella è importantissima, magari prima un po' di più col cablaggio strutturato era un pochino più complesso, quindi vedere tutte le LAN, adesso col wireless è un pochino più semplice, e ovviamente i componenti software da installare all'interno dell'architettura. Quindi si va a costituire quello che è il sistema, con l'obiettivo appunto di trovare la migliore soluzione di questo insieme di componenti agglomerati appunto tra loro per soddisfare quelli che sono i requisiti applicativi, perché magari state progettando un'architettura per un committente e lui dice io voglio che venga appunto verificato questo, questo, questo e quest'altro, quindi bisogna rispettarli, oppure i vincoli tecnologici, e quindi se usi questo software non puoi usare quest'altro, altrimenti usi questo, quindi non si possono appunto magari che so fondere progetti appunto open source con quelli a pagamento, non si riesce ovviamente ad utilizzarli, per fare un esempio semplice, e ovviamente anche quelli economici come avevo già detto. Quindi quelli che sono invece gli obiettivi alla progettazione, quindi come abbiamo visto prima elencati nella slide, sono principalmente l'affidabilità, è uno dei più importanti, che è la capacità appunto di un componente in generale, questa è la definizione, di svolgere una funzione richiesta in condizioni definite per uno specifico periodo di tempo. In poche parole, devi fare quello che sei portato a fare, insomma, in uno specifico periodo di tempo. Disponibilità, invece, che è anche chiamata come availability in inglese, il sistema deve funzionare in modo continuativo e i guasti, se si verificano, non devono influenzare significativamente il servizio fornito. Più tardi magari sarà più chiaro. Qui si usano anche alcune metriche per misurare la disponibilità. Qui ci sono degli esempi. Mean time between failure, indicati con MTBF, e MTTR per mean time to repair. Cioè, allora io ho un servizio che viene appunto erogato da un'architettura. Ad esempio l'acquisto di biglietti aerei online. Allora io dico che il mio sistema deve essere disponibile al 99%, che significa che per il 99% del tempo deve essere attivo, deve essere up, perché se si verifica un guasto, ad esempio il mean time between failure, oppure il tempo necessario per ripararlo, quindi MTTR, deve essere pari a 3 minuti. Sto facendo un esempio così. Poi vedremo la tabella con tutte le specifiche corrispondenze, dove si dice se io dico che la disponibilità deve essere uguale a X, allora MTBF deve essere uguale a Y, MTTR deve essere uguale a Z. Quindi ci sono dei veri vincoli e contratti su questi tipi di misure, appunto di metriche, perché si rincorre ad esempio a penali se non vengono specificate, non vengono considerate appunto in maniera significativa.
Poi abbiamo le prestazioni, ovvio, come anche da un personal computer, tutti vogliamo appunto che soddisfi anche le prestazioni richieste. Quindi l'applicazione deve sopportare in questo caso il carico previsto espresso con dei parametri come massimo numero di utenti simultanei. Ad esempio, sto creando un'architettura per e-commerce, quindi voglio che almeno 500 utenti, ad esempio, contemporaneamente riescano a fare un acquisto e gestire bene ovviamente anche la concorrenza, perché se un utente sta vedendo lo stesso mio prodotto e inizia già a metterlo nel carrello, l'altro utente vede lo stesso prodotto, che magari è adiacenza 1, quindi è l'ultimo, devo capire chi è stato il primo a considerare quel prodotto e quindi a chi darlo. Il numero di richieste di pagine anche servite in unità di tempo, questo è anche importante, e poi il tempo massimo per fornire una pagina all'utente. Questo vabbè lo sapete benissimo, perché se tipo andate a richiedere una pagina e vedete che dopo 2, massimo 3 secondi non arriva, l'utente cambia sito. Quindi è importantissimo come parametro. E si utilizzano ovviamente dei benchmark, quindi per fare tutte le differenze e valutare le prestazioni ottimali. Anche qui ovviamente dipende sempre dai requisiti, dagli obiettivi insomma dello sviluppatore o del committente che appunto dà il progetto. La scalabilità invece è la capacità del sistema di essere adeguato a condizioni di carico superiori a quelle attuali, cioè io considero appunto, prendiamo sempre l'esempio dell'e-commerce, del sito di e-commerce, io dico che con 500 clienti ce la faccio, però poi magari in futuro mi espando e quindi dico che ne voglio 2000, quindi l'architettura deve essere tale che non bisogna rifare tutto a capo, ma deve essere scalabile, quindi migliorabile. Aggiungo ad esempio 2 server e quindi deve continuare a funzionare in maniera tale che appunto supporti ad esempio più utenti. Questo è un esempio. E possibili incrementi sono infatti volume di dati, quindi voglio anche poter magari incrementare il database, la parte di gestione dei dati, volume di transazioni, quindi come ad esempio gli acquisti su un sito di e-commerce, o tempi di risposta, anche lì magari voglio migliorare le prestazioni, quindi scalo l'architettura. Sicurezza, messo per ultimo ma ovviamente non per importanza, è la protezione del patrimonio informativo da rilevazioni, modifiche o cancellazioni non autorizzate per casi accidentali o intenzionali, ormai ultimamente sono più intenzionali che accidentali, quindi bisogna ovviamente proteggersi in maniera adeguata. E anche qui dipende, perché se stiamo progettando un'applicazione, un sito in generale per una banca, ovviamente ci sarà bisogno di molto più sicurezza, quindi il costo è esorbitante, non mi interessa, però insomma, si tratta di soldi, si tratta di persone, di dati sensibili, quindi la sicurezza è molto considerata. Se invece stiamo considerando un sito vetrina dove illustriamo dei quadri da vendere, quindi è statico, con soltanto le pagine, possiamo anche non metterci il firewall, cioè uno se vuole entrare ci modifica ad esempio una riga, cioè ce ne accorgiamo, la togliamo, non succede nulla. Questa è l'affidabilità, che è quella che abbiamo visto qui all'inizio, quindi la capacità di un componente di fare quello per cui è stato creato, e può essere definita, quindi si può misurare, come probabilità che il sistema sia operativo a uno specifico istante T. Infatti la formula tipica, questa è giusto per come dettaglio, è proprio il rapporto tra il mean time to failure, quindi il tempo in cui succede il guasto, il failure, diviso quella somma, quindi mean time to failure e mean time to repair. Quindi si può proprio concretamente misurare per capire quanto è affidabile il sistema. Più avanti vedremo che con le applicazioni a n livelli l'affidabilità si può ancora misurare, si misura come la somma, la produttoria di tutte le affidabilità di tutti i sistemi, perché ovviamente bisogna considerare questo qui affidabile al 5%, questo al 95%, quindi per considerare ovviamente l'affidabilità generale, quindi insomma la somma di tutto il sistema. Ok, quindi abbiamo visto quali sono gli obiettivi, adesso vediamo i vincoli. Li abbiamo anche visti un po', quindi vediamoli un po' di specificarli. Il costo. Sappiamo che ogni risorsa, sia hardware, sia software, ma anche di risorse del personale, ha un costo. Quindi ogni configurazione ovviamente richiede un investimento diverso, quindi in termini di processori, infrastruttura di rete, interfacce, licenze software, quello anche importante, che ovviamente non è che se stiamo considerando un sistema informativo appunto aziendale non ci possiamo permettere di usare software scaricato. Ovviamente ci devono essere le licenze, a partire da Office. Ci dovrebbero, poi non succede sempre. Il budget ovviamente può limitare la scelta delle risorse, questo lo sappiamo nella vita anche odierna nostra, anche se non abbiamo l'azienda, comunque sappiamo che se sono quelli i soldi che abbiamo non possiamo appunto esagerare. Complessità,
questo è un vincolo, proprio perché vi sono configurazioni che possono realizzare e mantenere in modo più semplice rispetto ad altre. Però la mancanza, oppure il costo di personale tecnico, appunto, che sia in grado di gestire, visto che appunto è più specializzato, è in grado di gestire questa architettura, ovviamente anche questo ha un costo proprio a causa della complessità. Oppure standard infrastrutture aziendali, visto che appunto l'applicazione magari deve essere installata all'interno dell'infrastruttura informatica dell'azienda, può vincolare la scelta dei prodotti perché? Perché magari l'azienda ha usato Oracle, quindi non posso usare un altro database, ad esempio. Quindi mi limita nella scelta appunto dello standard e ad esempio del linguaggio utilizzato per interrogare il database. Ma giusto per farvi un esempio. E quindi, visto che appunto abbiamo visto che l'architettura viene progettata con vincoli e obiettivi, ci sono ovviamente anche diversi scenari di installazione. Noi siamo abituati a quella che è l'installazione interna, perché sono installazione interna, housing e hosting. Penso che ne avete sentito parlare qualche volta, no? Questo in housing, questo in hosting. L'interno ovviamente è appunto la più semplice, la nostra, che è gestione installazione interna, cioè l'architettura dell'applicazione si trova all'interno dell'azienda stessa ed è gestita sempre dal dipartimento informatico interno. Quindi io ho le macchine all'interno della mia azienda e le gestisco io. In housing invece, gestione interna e installazione esterna, quindi che significa che l'architettura è gestita dal dipartimento informatico interno, però è installata, quindi le macchine sono presso un fornitore di servizi. Invece l'hosting, al contrario dell'housing, gestione e installazione esterna, quindi tutto fatto dagli altri, io uso soltanto l'applicazione, non mi interessa sapere che cosa bisogna installare, che linguaggio è stato utilizzato, niente, io devo soltanto usufruirne. Quindi l'applicazione infatti si trova negli edifici di un fornitore esterno di servizi e se ne occupa anche della sua gestione, quindi fa tutto lui, non mi interessa. Ok, quindi qua adesso inizia la parte dell'evoluzione, insomma, delle architetture. Vediamo un po' appunto l'excursus, come arrivare quindi da quello che era il mainframe classico degli anni 90 sino ad arrivare al sistema informativo distribuito. Solo che farei 2 secondi di pausa per capire se sta andando bene, andiamo più piano. Interagite, please. Tutto ok? Sì, dai, ok. Più piano. Ok. Quindi vediamo un po' l'evoluzione dell'architettura. Per i miei tempi sto andando pianissimo. Allora, l'evoluzione dell'architettura. Quindi iniziamo con la classica. I dati e le applicazioni sono su un unico nodo elaborativo, questo è proprio semplice, quindi abbiamo un macchinone, un mainframe appunto antico, forse la slide successiva ecco, rende di più, mini computer chiamato pure, vabbè, un mainframe enorme che si occupa di tutto. Abbiamo dei terminali chiamati dummy, stupidi, proprio perché non fanno nient'altro che accedere alle risorse di questo mainframe, da interfaccia magari quella proprio alla console classica, quindi neanche interfaccia grafica. Quindi si interfacciano a questo mainframe che appunto si occupa di restituire dati a database, fare logica di presentazione, non tanto, proprio perché sono stupidi i terminali. Però consentono ad esempio di accedere al modem, a periferiche condivise in generale come la stampante, dispositivi di input e output, quindi in generale. Quindi questa penso che un po' tutti la conoscete, anche se magari non tutti c'erano, insomma, quando venivano sviluppate. Il centralizzato, quindi, possiamo pensarlo come questo mainframe, un terminale che semplicemente fa quella che è l'interazione utente. Quindi si connette, quindi vediamo la freccia in quel lato, e riceve la risposta. In basso allo stesso modo vediamo questo server con 2 terminali, terminali stupidi, e di nuovo mando delle istruzioni e lui mi dà la risposta, mando delle istruzioni e lui mi dà la risposta. Ma non vi immaginate come adesso col click e l'URL, ovviamente c'è proprio il codice insomma, da scrivere, poi vedremo qualche esempio. E ovviamente i dati, c'è l'accesso ai dati da parte del server, altrimenti non saprebbe come restituire i risultati. Nel distribuito invece, almeno una di queste 2 condizioni è verificata, e cioè, prima abbiamo visto che i dati e le applicazioni sono tutte sullo stesso nodo elaborativo, a quello centralizzato. Qui invece appunto la parola stessa lo dice, è distribuito, quindi le applicazioni che comunque tra loro cooperano, sono su più nodi elaborativi. Quindi un'applicazione sta da una parte, dall'altra e dall'altra, quindi abbiamo ad esempio 3 nodi. Il patrimonio informativo invece, quindi i dati, anche qui è ospitato su più nodi elaborativi, quindi abbiamo una base dati, si chiama appunto proprio distribuita. Quindi almeno una delle 2, o comunque entrambe, devono essere soddisfatte.
Quindi se si verifica una di queste due condizioni, allora si parla di sistema informatico distribuito. E in questo caso ovviamente i terminali utente rispetto a prima sono diventati comunque nodi autonomi, quindi possono anche avere del software installato all'interno, quindi con il quale, vedremo un po' più avanti, con il quale appunto interagire con la parte insomma web, diciamo. Ok, quindi questa un po' ad alto livello è l'architettura appunto di un sistema informatico distribuito. Qui adesso iniziamo ad usare appunto le parole chiave che ci accompagneranno per tutto il corso delle slide. Allora, l'architettura, beh, può essere molto complessa, c'è scritto, però è possibile, in generale, quasi sempre, riconoscere almeno tre livelli logici. In questo caso parlo di livelli, dove in letteratura ci si riferisce con layer, perché poi c'è layer, tier, questi sono layer logici, che trovano corrispondenza appunto in altrettanti strati software dove vengono partizionati alle applicazioni. In questo caso quindi abbiamo tre layer che sono presentation, business logic e data, chiamati anche come PL, presentation layer, business logic layer, quindi BL, e data layer per appunto la parte dati. Quindi questi sono tutti i tre livelli. Quindi abbiamo la parte del client che appunto riceve la presentazione, qui c'è anche un firewall, vabbè, fatto poco carino, con questa business logic che è vista come appunto un aggeggino che ruota, non mi sta venendo il nome, vabbè, che accede comunque a database, a sistemi legacy, applicazioni in generale esterne per ricevere i dati. Quindi iniziamo a vederli uno alla volta. Questo è un altro modo per rappresentarli. Abbiamo il client e le risorse, i dati, e quindi abbiamo questo sistema informativo costituito da questi tre livelli logici. Il livello di presentazione, quindi che è indicato anche con PL, è quello, diciamo, che conosciamo di più, conoscete di più anche voi, perché è proprio quello che si occupa di gestire quella che è la logica di presentazione, cioè l'interfaccia utente. E quindi contiene le modalità di interfacciamento grafico, di rendering delle informazioni, il fatto che io clicco e mi esca appunto una tabella, se clicco sull'icona della tabella me la ordina, quella è logica appunto di presentazione. Oppure accedo mediante mobile a un sito e ricevo un tipo di presentazione, accedo con il mio computer e ne vedo un'altra. Quindi quelle sono modalità appunto diverse di presentazione di una stessa cosa, di una stessa informazione, di uno stesso sito. Il livello invece intermedio, beh, lì c'è scritto application logic layer, ma sarebbe business logic, viene chiamata in tantissimi modi, comunque è quella che, l'importante è che si capisce che sia quella che si occupa delle funzioni appunto da mettere a disposizione dell'utente, e cioè io faccio in modo che l'utente riceva quello che vuole dal livello presentazione mediante questi dati, quindi è quello che elabora, è proprio il macinino, pensiamolo così. Un esempio è il data validation, quindi pensiamo al classico form di registrazione, dove c'è nome, cognome, tutti i vari dati da inserire, e poi c'è ad esempio l'inserimento della mail, quindi io ho questa text box dove vado a mettere pippo@yahoo.it ad esempio. Se non metto la chiocciola, la logica la business logic layer si rende conto che appunto questa appunto stringa insomma inserita non è corretta, perché non soddisfa quello che si chiama pattern ad esempio, proprio perché non c'è questa chiocciolina, allora mi restituisce l'errore. E quindi l'utente nella sua logica di presentazione si vede il pop-up, attenzione, insomma, parametro errato. Allo stesso modo se magari inserisco, che so, una data che non esiste, ad esempio 31 febbraio, e quindi un altro esempio di data validation, e così via. Invece l'ultimo, che è il livello di accesso ai dati, ovviamente come si capisce dalla parola, si occupa della gestione dell'informazione. E ovviamente consente anche di, eventualmente, di accedere appunto a database esterni in generale o sistemi legacy, quindi sistemi comunque che adottano tecnologie non recenti, appunto di ultima generazione, che però magari appunto contengono informazioni necessarie al sistema informativo, quindi non si vuole cambiare, appunto si vuole tenere quello, quindi comunque bisogna anche considerare l'interfaccia con questi tipi di sistemi. Quindi questa è un'altra immagine per dire la stessa cosa. La tipica applicazione web quindi è costituita da tre layer. Abbiamo quindi la parte di presentazione, quindi il browser dell'utente, semplicemente, che sarebbe appunto la GUI, Graphic User Interface, il web server al centro, anche se qui non è proprio correttissimo solo il web server, perché per fare la logica di business deve interagire anche con un motorino, che vedremo dopo si chiama Script Engine, o con Application Server per generare i dati dinamici.
appunto abbiamo quindi la logica di business e l'accesso ai dati, quindi le freccettine, vediamo che l'interfaccia grafica dell'utente accede a questa logica di business mediante il web server, accede al database per recuperare dei dati, il database restituisce i dati, la parte server, appunto web, li macina e dice l'utente magari vuole vedere una tabella, quindi ci mette appunto tutta la parte grafica, restituisce sotto forma di pagina HTML all'utente, l'utente la può vedere. Quindi questo è tutto il giro, insomma, tutto quello che accade, tipicamente ovviamente. Iniziamo quindi con degli esempi, almeno si capisce cos'è sto PL, BL, DL, ok no. Vabbè, non si vede benissimo, comunque questa è una classica drop down list, menu a tendina, viene chiamato in tanti modi. C'è scritto choose an option, quindi si clicca sulle due freccettine e compaiono tutte le opzioni possibili, opzione 1, 2, 3, 4, ovviamente l'utente seleziona la preferita e quindi quello diventa il valore della drop down list. Un classico esempio, lo usate tutti i giorni. Quindi in questo caso quella che è la business logic layer contiene dei dati che dicono appunto visualizza ad esempio il campo X come un elenco a discesa. Cioè, ad esempio, supponiamo che la drop down list che stiamo considerando è quella relativa alla lista delle città italiane. Quindi significa che io nel mio database, dove quindi ho tutti i miei dati, avrò una tabella che contiene ad esempio codice e nome di tutte le città italiane. Quindi avrò ad esempio 1 Lecce, 2 Milano, 3 Bari. Ovviamente all'utente non gli faccio vedere tutto questo, prendo soltanto la colonna relativa ai nomi delle città, senza duplicazioni, e dico io voglio che questo campo città venga visualizzato come un menu a tendina. Quindi questo è tipo il comando, insomma, della business logic layer, che però ovviamente quindi non è la logica di presentazione. Quindi dice solo io voglio che sia così. Invece la logica di presentazione è quel pezzo di codice di programma, che poi è HTML, che appunto va a costruire il codice HTML per l'elenco a discesa. Con il tag, non so se qualcuno di voi conosce l'HTML, comunque il tag che dice tag select di questo tipo, prendendo questi dati, ad esempio, da questo database, da questa tabella, oppure li inserisce, si inseriscono a mano. Quindi quella è la parte di PL. Quindi quello che fa BL in generale è generare un'istruzione sotto forma appunto di quelli che si chiamano magari metadati, che appunto vengono passati su al primo livello di presentazione dove questa viene appunto eseguita e renderizzata all'utente. Quindi è solo quando i dati sono elaborati nell'ultimo livello che viene prodotto l'output, perché se non c'è il codice HTML l'utente non può vederlo e quindi la pagina non viene visualizzata. Quindi questo è un esempio piccolino però che appunto fa capire dove vanno i pezzettini. L'altro è appunto, c'era proprio la tabella database. È quella che appunto consente, ad esempio, il PL contiene dei pezzi dati che dicono recupera 10 record dal database a partire dal record 30, ad esempio, ordina addirittura il risultato sul campo X. Quindi io voglio selezionare, non so se avete fatto un po' i database, ho visto nel modulo, no? No? Sì, un pochino. Quindi qui oltre a recuperare i dati, quindi fare la select, semplicemente, voglio anche che appunto i dati siano ordinati per un certo attributo. Quindi abbiamo la clausola select from che mi dice da che tabella e poi la order by appunto che dice ordinali in maniera decrescente in questo caso. Quindi questo è appunto l'ordine che viene fatto dalla business logic a partire dal comando del PL, quindi il cliente che fa il cliente, il client che fa il click sulla freccettina ad esempio di una tabella per ordinarla e quindi la business logic layer ha questo comando e dice al database dammi i dati che mi servono per fare appunto questo tipo di interrogazione. E infatti è solo quando i dati sono elaborati dall'ultimo livello che la query SQL viene eseguita, il codice quindi viene restituito ai livelli sovrastanti per produrre appunto quello che è poi la logica di presentazione, quindi la tabella di questi client, cosa sono sì? Customers, sì, clienti. Un esempio un pochino più grezzo, che però fa capire anche, è questo qua. Abbiamo un'interfaccia stupida, di quelle di cui vi parlavo prima, una console di un terminale. E scriviamo get sales total, cioè io voglio sapere il totale, voglio un numerino di risultato che mi dice il totale delle vendite di oggi. Quindi supponete che ci sia un negozio piccolo piccolo, poverino, che non vende, che il risultato qui è 4, e quindi che vuole appunto capire quanto ha venduto in un determinato giorno. Quindi presentation, qua dice appunto che l'applicazione, ovviamente la user interface, qui non ne abbiamo, la funzione principale dell'interfaccia è quella di tradurre i task, quindi gli obiettivi, e appunto dare come risultato qualcosa che l'utente può capire. Quindi è inutile che mi restituisce dei codici SQL, l'utente che capisce, get, from, select, niente, voglio un numero, l'utente deve capire il numero, il totale delle vendite.
Quindi che facciamo? Da questo comando, quindi get sales total ad esempio, va giù, quindi prendi la lista di tutte le vendite, ad esempio fatte le, vabbè, qua c'è l'anno scorso, noi diciamo oggi, quindi gli diamo un intervallo temporale e diciamo che vogliamo questo numerino, un numero totale. Quindi il layer intermedio, che è quello della business logic, coordina quindi l'applicazione, processa i comandi fatti da sopra e quindi fa quelle che sono le decisioni logiche e quindi valuta ed esegue i calcoli, in questo caso appunto magari va a fare la somma delle somme in un determinato giorno e poi appunto manda il comando, la query in questo caso, visto che stiamo interrogando database, giù al data layer. E infatti qui che fa? C'è la query al database, il database quindi restituisce il risultato, qui supponiamo appunto che sia 4, infatti si vede ad esempio se è il 1, se è il 2, se è il 3, se è il 4, quindi significa che abbiamo ad esempio 4 righe, e di nuovo la business logic che fa? Ho 4 righe, quindi il risultato è 4, e lo restituisce al presentation tier. Quindi questo è un altro esempio. Questo qui invece lo sapete tutti, pensate pure al login di Facebook, insomma al login classico. Abbiamo il primo step, username e password, quindi uno mette la sua mail, magari, e la password, appunto la password scelta, e clicca sul bottoncino. Quindi che succede in un nanosecondo? Succede che lo step 2 è, fammi mandare queste credenziali al data layer per vedere appunto se i dati che sono stati inseriti sono corretti, oppure se l'utente sta cercando di entrare senza avere le credenziali, no? Senza possedere le credenziali. E quindi immaginiamolo appunto come un diagramma di flusso, questi dati sono corretti, mandiamo i dati giù. E quindi il database dice, fammi controllare, fammi fare una query e vedere se appunto queste credenziali esistono almeno nel database. Quindi il database va a controllare, restituisce, ah sì, le credenziali ci sono, quindi fammi dire alla business logic layer che l'utente può procedere con il login. Quindi dice, sì, ci sono le credenziali, magari restituisce 1 se ci sono, 0 se non ci sono, e quindi è un errore. Quindi la business logic dice, ok, allora dirò all'utente che è autenticato. Però come lo dico all'utente? Non lo dico di nuovo con il codice SQL, glielo faccio vedere sotto forma di interfaccia e quindi esce il classico pop-up oppure si va direttamente alla pagina personale dell'utente, ok, sei loggato. Quindi questo è tutto il flusso, insomma, di informazione. Ovviamente qui, anche qui vediamo la distinzione dei layer, abbiamo presentation layer, business logic layer e data access layer. Bene, si vede piccolissimo, però questo è l'ultimo forse esempio, sì, che è il classico esempio di e-commerce. Però beh, ormai penso che vi ho annoiato con tutti gli esempi, spero che appunto sia chiaro, l'ho fatto apposta. Quindi abbiamo ancora presentation layer, business logic layer, data access layer, un sistema di e-commerce, questo è mi sa che Amazon o eBay, vabbè, facciamo media shopping, prendiamo. Quindi abbiamo il web browser, quindi l'utente clicca ad esempio sul prodotto che sta in basso, quindi quel click viene appunto gestito, quindi come si dice, preso in considerazione dalla business logic layer, quindi magari un pezzo di codice scritto in qualunque tipo di linguaggio, scegliete voi. Quindi che fa? Vede quello, però dice ok, è stato cliccato il prodotto 5, ma il prodotto 5 che caratteristiche ha? Quanto costa? Quanti pezzi sono rimasti? Dovrei restituire questa informazione all'utente, quindi che faccio? Mi connetto al database, che c'è tutta quella roba, tutte quelle tabelle, e quindi poi restituisco appunto la risposta al cliente e gli do appunto la pagina da lui richiesta, ad esempio quella di dettagli. A me dice anche l'altro esempio, magari cliccando su un link o sul prodotto stesso, insomma. Ok, quindi per manipolare questi pezzettini di architettura, quindi PL, BL e DL, ovviamente sono necessarie delle competenze. La parte di presentazione, che è quella che appunto vedete tutti, e sarebbe la parte proprio di progettazione della user interface, della grafica, e quindi abbiamo HTML o HTML5, è uguale. CSS per la parte di fogli di stile, JavaScript per la parte di interazione con l'utente, appunto con i comportamenti. Ora non so che competenze avete se qualcuno di voi ha mai fatto un sito, niente, niente, quindi codice voi non avete mai visto. Nessuno, tu sì un po'? Ok, no. Quindi non andiamo col codice per niente. Ok, però beh, lì così potete fare i fighi, per fare. Sì, dimmi. Ah, ok, due. Quindi, se ad esempio uno dice, no, io faccio siti web, ah, che usi, HTML o HTML5, no, sì, fate così. jQuery, ad esempio, pure. PHP per la parte server, ok. Infatti, PHP è uno dei linguaggi che sta nella business logic layer, che ti consente appunto di prendere quello che c'è dalla parte client, quindi il codice HTML, processare le richieste, inviarle appunto al server, connettersi al database e restituire i risultati. Infatti, quindi abbiamo
Business Logic Layer, che quindi è quella che fa il macinino, possiamo usare Java, Python, PHP, .NET, C Sharp, sono tantissimi linguaggi. DL invece, che è quella per l'accesso ai dati, ovviamente va ad utilizzare appunto quella che è l'SQL, che è il linguaggio invece dichiarativo proprio per parlare col database, quindi quelle istruzioni che abbiamo visto prima, select, from, quelle cose là. E poi ovviamente anche la progettazione di database, quindi l'utilizzo proprio dei DBMS. I più famosi sono anche qui, che io lavoro con i database, che usi MySQL, Oracle, queste sono le domandine classiche, insomma, che si possono fare, proprio perché sono quelli più utilizzati, vabbè, SQL server anche, Postgre, vabbè, questi un po' poco di meno. Quindi ovviamente servono delle specifiche competenze per ogni tipo di livello. Quindi chi vuole fare tutto deve avere almeno un pochino di competenze in tutto. Vabbè, qui c'è la parte anche di client, diciamo, c'è web e mobile web, proprio perché ovviamente se magari si considera il mobile, ovviamente bisogna considerare delle piccole estensioni del linguaggio, oppure piccole estensioni di software che magari mi consentono di emulare proprio il cellulare, me lo fanno vedere ad esempio proprio come interfaccia di risultato, e quindi, che so, magari ho dei plugin aggiuntivi di alcuni software proprio per dire io sto sviluppando per mobile. Anche il linguaggio magari cambia, e ovviamente anche la logica di presentazione. Cioè noi andiamo a dire se l'utente che sta effettuando la richiesta proviene da un mobile, allora faglielo vedere così. Se invece proviene da un desktop, faglielo vedere così. Se invece è tablet, perché noi abbiamo anche il tablet, le logiche di presentazione sono tantissime, faglielo vedere in quest'altro modo. Ok, quindi abbiamo visto questi PL, BL e DL. E questi sono quindi quelli che si chiamano layer, livelli, che sono costrutti concettuali, che ci servono appunto per separare quello che sono le funzionalità di un sistema informativo, perché abbiamo visto PL per la presentazione, BL per la logica appunto di business, data layer per l'accesso ai dati, quindi ognuno di questi tre livelli costrutti concettuali ha una specifica funzionalità. Ovviamente però, quando si arriva al concreto, quindi bisogna andare a implementare sistemi reali e quindi capire dove mettere la business logic, dove mettere il data layer, perché appunto adesso sembrano cose così astratte, sì vabbè, ma quando io devo progettare architettura dove li vado a mettere? Tutti su un computer, su 5 computer, su 10? Cioè come e perché, no? Ovviamente questi strati concettuali possono essere combinati e anche distribuiti in diversi modi e li vedremo. In questo caso, quindi, quando consideriamo l'implementazione, quindi proprio la parte pratica, quindi immaginate proprio l'installazione del software, quindi il fatto di dire tu macchina hai questo compito, tu sei web server e tu sei l'application server, ad esempio. Quindi quando consideriamo questa che è l'implementazione, facciamo invece riferimento ai livelli di sistema con tier, che quindi è diverso da layer, piuttosto che appunto layer concettuali. Quindi il layer è quindi una cosa concettuale che mi dice ha questa funzione, il tier invece è proprio il modulo software che va a implementare uno più layer. Quindi in uno stesso tier ci possono essere contemporaneamente ad esempio PL e BL o BL e DL. Quindi questo è per capire un attimino la differenza. Ovviamente c'è la nota che due tier, anche per essere distinti, non devono necessariamente risiedere in due macchine diverse. Cioè, è un po' particolare questo discorsetto, però è chiaro? Più o meno. Quindi, layer concettuali. Tier sono moduli software, però in una stessa macchina posso avere più tier. Uno stesso tier può avere più livelli logici. Quindi immaginatela tipo come un albero. Una macchina può contenere più tier, in uno stesso tier ci possono essere più livelli. E quindi vediamo appunto che un sistema informatico distribuito, che abbiamo visto prima perché appunto si definisce distribuito, significa che ha strati software, quindi layer, su più livelli hardware, che sono invece i tier. E quindi adesso vedremo come un'applicazione può essere configurata con single tier, two tier e three tier. Three tier è quella di riferimento, quindi a tre livelli in generale. Volgarmente si dice three layer, three tier, quasi per riferirsi quasi alla stessa cosa. Però l'importante è appunto capire che ci sono tre livelli, poi vedete come identificarli fisici per dire ho questa batteria di server, quest'altra e quest'altra, quindi sono tre. Ne contate cinque, cioè si vede proprio dal disegnino, è più facile poi. Però ovviamente, ok, il disegnino poi si comprende, però alla base bisogna capire che cosa c'è, no? E quindi vi devo annoiare un po' con la teoria. Allora, quindi questa qua è la single tier, la più facile, dove tutti e tre, quindi i livelli software, sono assegnati a un'unica macchina. Quindi è la classica configurazione iniziale che abbiamo visto, host terminale, che caratterizzava appunto i mainframe degli anni 90, e gli utenti appunto accedevano tramite questi terminali non intelligenti, in generale appunto schermo e tastiera, console, dove appunto get sales restituiva ad esempio 4.
E quindi abbiamo tutto in un unico blocco, presentation layer, business logic layer e data layer. Questo è semplice semplice. Il two tier invece, abbiamo un layer che ha stazione lavoro utente, quindi quella che si chiama workstation, e poi la macchina server che ospita i dati. Invece sulla stazione di lavoro, che è quella dell'utente, la presentation layer. Quindi c'è la parte client con la parte di presentazione, la logica di presentazione, scusate. Invece il secondo tier ha la parte di business logic in più quella che accede ai dati. E quindi ovviamente poi ci sarà uno strato di comunicazione, un'interfaccia, oppure quelle che si chiamano API, che consentono appunto ai due tier di comunicare tra di loro, perché ovviamente sono staccati, hanno bisogno di comunicare in qualche modo, di interagire. E questo invece è il three tier, che appunto vi ho detto è la tipica architettura, configurazione. I tre livelli sono suddivisi quindi tra tre macchine dedicate. Anche qui abbiamo la workstation, il lavoro utente, un server intermedio, che viene chiamato middleware, anche qua, chiamatelo se è così, e un server di gestione di dati. Infatti questa è quella più utilizzata proprio perché si parla di disaccoppiamento. Questa è una parola chiave importante che appunto va ad indicare il fatto che ogni componente, ogni modulo ha un obiettivo specifico, in maniera tale proprio che nel momento in cui abbiamo queste tre distinzioni, quindi succede un guasto oppure voglio migliorare il mio sistema e devo operare quindi sul database, comunque il mio PL e il mio BL continuano a funzionare e quindi io vado a fare la manutenzione ad esempio soltanto su questo pezzettino, quindi comunque gli altri sono ancora in servizio. Allo stesso modo, devo cambiare solo la logica di presentazione? Ok, magari per il mobile devo fare delle correzioni, però non mi metto appunto a oscurare tutto il sito, magari per il mobile vi faccio vedere la versione tipo da computer, quindi che è difficilmente navigabile, però nel frattempo il servizio viene eseguito. Quindi si riesce proprio ad intervenire nei punti giusti senza disabilitare il servizio. O il sito, ovviamente, dipende dall'architettura del sistema che si sta realizzando. Questo è middleware insieme delle astrazioni di programmazione e l'infrastruttura, se serve per far comunicare i due livelli, semplicemente. Quindi vantaggi e svantaggi. Allora, un livello, un tier. Tutto risiede in un'unica macchina, quindi non ci sono costi di comunicazione. Non c'è bisogno di dire la business logic per parlare con quello, dobbiamo fare un'interfaccia in maniera tale che mettere dei cavi. No, tutto insieme, quindi non ci sono costi di comunicazione. I client non sono intelligenti, quindi anche qui non dobbiamo prevedere client super accessoriati o con tantissime performance, quindi bassi costi di impiego. Il progettista in questo caso è libero di fondere livelli concettuali, quindi può fare tutto quello che vuole. Magari dici io voglio che anche il livello di presentazione mi faccia questo calcolo invece di farlo fare alla business logic, lo faccio fare direttamente con JavaScript, non mi interessa, è libero di fare quello che vuole. Quindi in un certo senso, questo però prendiamolo con le pinze, aumenta l'efficienza del sistema, proprio perché il progettista è libero di fare ciò che vuole. Nessuna interfaccia, appunto, un po' è con i costi di comunicazione, non c'è appunto nessuna complessità dovuta alla pubblicazione e al mantenimento di interfacce, l'abbiamo già detto, quindi compatibilità tra diversi componenti, proprio perché è tutto in un unico tier. Gli svantaggi. Il fatto che ci sia appunto un unico modulo che ha tutti questi tier, quindi tutte queste funzionalità implementate in questo unico modulo, ovviamente ha lo svantaggio del fatto che è tutto su una stessa macchina, che si prende carico quindi di fare tutto il lavoro, quindi tutta l'interazione con client. Quindi richiede molta potenza di calcolo e supporta anche un numero minimo di utenti, perché non riesce ovviamente a supportarne tante. Non vengono definite quelle che sono appunto le interfacce per la comunicazione, quindi le API, che invece facilitano l'interazione con altri sistemi, quindi quali sono gli svantaggi e le conseguenze? È che è poco portabile, è difficile da mantenere, infatti se si guasta, si è guastato, se bisogna fare una modifica, un piccolo moduletto, bisogna interrompere tutto perché tutto risiede lì, ed è anche difficile ovviamente da aggiornare, un po' una conseguenza della manutenzione, che può essere appunto correttiva, adattativa in base all'intervento manutentivo che si va a fare. Quindi comunque sono forse più svantaggi che vantaggi. Quella a due tier invece. Questa è anche la classica client server, di questa anche penso che ne avete sentito parlare. Quindi la two tier permette appunto di fare quella che è l'architettura client server, si introduce il concetto di API che mi consente appunto di far comunicare parte client, nuvoletta, internet e quindi il server, quindi come devono comunicare tra di loro. Quindi c'è più portabilità ovviamente rispetto a quelle one tier e la capacità del calcolo del client, che ovviamente è potenziata,
infatti vediamo che c'è la parte di presentation, consente ovviamente di avere interfacce grafiche un pochino più carine, più sofisticate e quindi anche risparmiare risorse sul server, perché prima il server si doveva gestire pure la parte di presentazione, invece adesso appunto c'è il client che quindi viene un pochino più appesantito, però che appunto si gestisce questa logica di presentazione. Ovviamente la possibilità di combinare sul server, quindi questi livelli di logica dell'applicazione, consente anche di mantenere una certa efficienza, un pochino più elevata rispetto ovviamente al one tier. Qui, quindi, svantaggi. Abbiamo sul server sia logica di business, sia logica di accesso ai dati, quindi comunque anche qui prestazioni elevate, perché riuscire a fare tutte e due non è uno scherzo. Quindi anche qui il numero di clienti è limitato, proprio per questo motivo. E i client, vabbè, qui si sono evoluti e quindi presentano comunque funzionalità sempre più avanzate. E voi dite, vabbè, ma questo può essere un vantaggio, perché significa appunto che ho l'interfaccia più sofisticata, non è un terminale stupido che mi presenta soltanto questo. No, perché appunto per fare una funzionalità più avanzata ovviamente ci vuole più logica di business dietro, quindi più controlli da fare per dire è un mobile, ad esempio, è un'applicazione desktop, insomma, e vedere appunto il risultato da mandare. Tier, che quindi è quello che interessa di più. I client sono indipendenti gli uni dagli altri, infatti ognuno accede, uno da Milano, uno da Lecce, uno da Bari. Abbiamo diversi livelli di presentazione in base alle esigenze, quindi come ho detto e ridetto, mobile, computer fisso, tablet, computer portatile. Tutta la logica dell'applicazione ha lo strato intermedio, quindi è lui che si occupa appunto di fare tutta la parte di logica, e quindi c'è più portabilità, la manutenzione è più semplice, l'aggiornamento è anche molto più semplice, quindi c'è anche maggiore flessibilità, si possono appunto anche scalare, infatti c'è maggiore scalabilità. E permette ovviamente anche questo di realizzare un'architettura client-server ovviamente più efficace ed efficiente della precedente. Il livello BL addirittura può anche essere distribuito su diversi server. Infatti è quello che abbiamo anche tipicamente, cioè abbiamo la parte di presentazione, i dati, anche i dati magari sono distribuiti per sicurezza, perché magari un database va giù e quindi ci deve essere quello replicato uguale, che deve contenere magari gli stessi dati, perché se un hacker riesce appunto magari ad entrare in uno di questi database, gli devo comunque consentire al client di accedere a quegli stessi dati, e quindi deve avere un database a specchio, si dice mirroring, in maniera tale che appunto il servizio sia erogato in maniera continua. Allo stesso modo anche il BL può essere distribuito, perché io posso dire: la mia azienda, io voglio che c'è questo pezzettino che fa la parte di contabilità, gestione dei clienti, quindi customer e tutto. Questo voglio che sia la parte invece che mi gestisca le vendite, quest'altro, quindi io li divido proprio in maniera così modulare, così che di nuovo manutenzione vado solo su quel moduletto, aggiornamento vado solo su quel moduletto e quindi il servizio è ancora disponibile. Svantaggio ovviamente qui è nel decadimento delle performance, però vabbè, ormai non più, dovute ai problemi di comunicazione tra diversi nodi del sistema, però ormai si gestiscono facilmente queste cose. Il costo aggiuntivo, vabbè, ovvio, per implementare le interfacce standard, e poi per integrare i sistemi su internet bisogna fare uso di un componente addizionale che è il web server, vabbè, ovvio, perché per connettersi appunto a internet e ricevere le pagine web, quindi come risposta, abbiamo bisogno di questo componente fondamentale. Ok, facciamo un'altra piccola distinzione e poi ci fermiamo un po' perché sennò vi ubriaco, mi lanciate i pomodori. Allora, quindi abbiamo visto questo sistema informatico distribuito e un pochino già con queste configurazioni, con queste diverse classificazioni, diciamo, abbiamo visto che il client può essere più o meno appesantito. Vi dico direttamente così, proprio perché il client, in base appunto a quello che ha installato o che appunto utilizza in generale, si può configurare come fat client, quindi immaginatelo bello cicciottello, thin client e thick client. Quindi che significa? Che il fat, questa immagine un pochino la fa capire, più o meno sì. Se a livello utente, quindi quello che è il browser nel nostro ambiente web, abbiamo la logica applicativa e quella di accesso ai dati. Quindi tutto insieme, tutto il client deve gestire. Il thin client invece, che appunto è quello all'altra estremità, se invece a livello utente, quindi di nuovo il browser, resta solo legata alla funzione di presentazione. Quindi ho soltanto la PL nel mio client, nient'altro, il resto non mi interessa come viene fatto, voglio soltanto il risultato. Il TIC invece abbiamo, è quello intermedio, forse era meglio fare 1, 3, 2, vabbè. La logica applicativa è distribuita in maniera intermedia tra client e server, quindi appesantito ma non troppo. Quindi queste sono le configurazioni principali. Queste sono importanti anche perché vedremo come poi nell'architettura WebGIS vengono utilizzate diverse configurazioni di client. Anche se lì si parla più di FAT, non viene quasi mai considerato, o thick client, thin client, oppure medium.
che è appunto quello che è un pochino intermedio, però fat mai, perché la logica del server ovviamente con la parte di gestione dei dati territoriali che è abbastanza onerosa ci deve essere per forza. Quindi vabbè, la discussione è che tra fat e tic abbiamo ovviamente necessità di amministrare di nuovo diverse macchine, anziché un solo server. Quindi abbiamo elevati costi di gestione, anche qui gli aggiornamenti devono essere effettuati su tutte le macchine, quindi se cambio appunto davvero una riga di codice da una parte, devo farlo anche dall'altra. Nei sistemi informativi basati su web, ormai sono quasi tutti così, i problemi di amministrazione sono ridotti perché magari le applicazioni sono installate in maniera centrale, centralizzata su web server, e quindi l'utente fa quello che si chiama deployment, quindi fa l'installazione dei layer sui tier in maniera automatica, quindi comunque diciamo che un po' è stato superato questo, però comunque resta un pochino appunto come svantaggio, possiamo chiamarlo così. Questa è la N-tier, proprio per dire, ok, ci sono N di tier, ho chiamato anche multi-tier, che nascono appunto dalla connessione di più sistemi tri-tier, quindi possiamo avere un cestino appunto pieno di tier di tutti i livelli dell'architettura, oppure dall'inclusione di un livello di accesso al sistema attraverso web server, quindi quel pezzettino verde che vedete lì sopra. Quindi il livello web, che in principio era esterno al sistema, oggi invece è quasi sempre più incorporato nel presentation layer e risiede sul server, quindi io come parte del middleware, quindi è la classica tri-tier, oppure come parte del server che invece è nella classica due-tier. E quindi come vi avevo preannunciato prima, l'affidabilità qui è la produttore dell'affidabilità, proprio per capire appunto in che modo insomma il sistema è affidabile. Dove? Quindi l'affidabilità di ogni singolo tier. Ok, quindi qui quello che viene magari ovvio e spontaneo può essere, quindi che significa che più tier ho, più l'infrastruttura è migliore? In un certo senso sì, perché ovviamente ho maggiori caratteristiche di scalabilità, quindi sistema più scalabile, ovviamente più flessibile, magari più sicuro, se ovviamente vado a inserire i componenti giusti, però tra le configurazioni fatte TIC, client, a due livelli, non sono particolarmente indicate se la logica applicativa è onerosa, quindi ad esempio quello che avevo fatto, ad esempio del WebGIS. In queste situazioni infatti quello che si fa magari è centralizzare, quindi inserire in generale la logica di business su quello che si chiama server intermedio. Che bello, facciamo fare tutto a luce, il server intermedio, quindi c'è il client, il server intermedio che si occupa di questo, il server intermedio che si occupa di quest'altro. Ad esempio, un esempio davvero stupido, però nei cataloghi web di, che so, ma anche di acquisti online di e-commerce di abiti, supponiamo che nell'elenco ci sia la possibilità di vedere la visualizzazione 3D di un vestito, quindi vederla da tutte le prospettive, oppure vedere di un paio di scarpe, un video che fa vedere il tacco, fa vedere la destra, la sinistra e tutto. Questo qui, tutti questi dettagli, invece di metterli magari nel database che possono appunto andare ad appesantire quella che è la logica e il flusso di dati di comunicazione, li metto ad esempio su quello che si chiama media server, lo chiamano. Per dire, io qui ci piazzo tutti i contenuti multimediali, così nel momento in cui io vado a visualizzare il catalogo, voglio vedere il video, quindi faccio accesso solo a quel media server, non vado ad appesantire l'altro che magari deve gestire le transazioni, quindi cose un pochino più onerose e più importanti. Quindi questo ad esempio è un piccolo esempio. E quindi vabbè, abbiamo un po' già detto, ovviamente consente di ridurre il carico, quello che è al DBMS server, e ovviamente mantiene anche connessioni permanenti, mantiene le sessioni aperte, quindi magari davvero alleggerisce di molto il lavoro. Quindi, implementazioni reali, dove siamo arrivati, sì, poi ci finiamo, si adottano soluzioni con più di tre tier, tipicamente è così. Gli attuali siti di business, tipicamente, si sviluppano su 5 tier, quindi questo è il classico, quindi il 3 tier è l'applicazione almeno base, devi iniziare a crearne una, almeno 3 tier. La 5 è proprio quando dici voglio il maggior livello di sicurezza, di scalabilità, di disponibilità, soprattutto perché si vanno a replicare un sacco di componenti, e introducendo appunto quelli che sono appunto i middleware, quindi dipende sempre dalle esigenze. Poi ci sarà una tabella dove si va a vedere appunto vantaggi e svantaggi e si capisce appunto tipo matrice quale configurazione andare a scegliere. Ok, magari facciamo il server farm e poi ci fermiamo, io direi. Sì. O volete fermarvi prima? Ditemi voi. Fermi prima. Ditemi voi. Ci fermiamo? Pausa. Così bevo.